È passata una settimana dalle celebrazioni della Giornata delle Marche. Molte sono state le eccellenze regionali premiate e non si è parlato altro che di Ferretti, Marco Re e Allevi. Non tutti sanno però che nel nostro territorio ci sono donne che, al pari di questi uomini, possono essere considerate un nostro orgoglio marchigiano. Una di queste è la dottoressa Raffaella Pagni, nata a Fabriano e direttore del Dipartimento Pediatrico dell'Ospedale Salesi di Ancona. Io ho cominciato a lavorare giovanissima, a 24 anni, con motivazioni molto importanti, perché sentivo di avere davanti a me, a fronte di un impegno personale, la possibilità di vedere realizzati i miei sogni. Una passione, quella per i bambini, alimentata anche dal fatto di non poter avere, come capita a molte altre donne, dei figli. Io non ho avuto figli per una serie di vicende così personali, quindi non posso negare che per me il rapporto con il bambino, è stato un po' sublimare la mia maternità mancata. Il più bel complimento professionale che ho mai ricevuto è stato quello di un bambino che mi disse: tu non hai la faccia da dottore, hai la faccia da zia. A lei si deve la nascita del servizio Rianimazione Aperta, offerto dal Salesi, il primo nelle Marche, che permette ai genitori di assistere i propri figli durante il ricovero nel reparto intensivo. È stato un percorso lungo, per certi versi faticoso. Ci si è chiesti: ma ci saranno degli intralci al nostro lavoro, i parenti creeranno problemi? E lì c'è stato tutto un lavoro proprio, devo dire, di crescita culturale, far capire che gli intrusi, per certi versi, nella vita dei nostri bambini eravamo noi, non i genitori. Dovevamo cambiare noi mentalità. Aprire le porte delle sale operatorie ai genitori. È questa la nuova sfida lanciata dalla dottoressa per il prossimo futuro. Prossimo obiettivo è quello di applicare questa apertura ai genitori anche al blocco operatorio. Siamo tutti fiduciosi di poter avere un nuovo Salesi, quindi con spazi. Questa sarà la nuova sfida che mi sto ponendo.